Ciao a tutti. Allora, io vi chiedo già scusami, non sono capace a mettere, cioè registrare sul computer così e lo faccio come sono capace a farlo io. Quindi scusatemi se si vede abbastanza male, però ho aperto il mio canale, cioè il mio negozio su Etsy e tanti mi hanno chiesto un po' come si faceva così, allora vi faccio vedere come mettere un'inserzione. E l'ho aperto praticamente ieri, l'altro ieri, queste sono le inserzioni che ho su, sono davvero pochissime e adesso ne mettiamo su insieme. Allora, per prima cosa dovete cliccare il link che vi metto sotto al video, così poi avete le inserzioni gratuite. E quindi, cioè, se seguite, se praticamente vi iscrivete col link che vi do qui sotto, poi ve lo metterò sotto, avete 40 inserzioni gratuite, così non le pagate e mi sembra una cosa ottima. Ok, per prima cosa facciamo aggiungi inserzione. Ci chiede di mettere la foto, quindi aggiungiamo la foto e io metterò questa creazione di Totoro, guarda quanto è bella. Ok, ecco qui la foto, potete mettere fino a 5 foto, quindi ottimo. Poi sotto dettagli dell'inserzione, quindi adesso vado a scrivere il titolo della mia inserzione, quindi scrivo creazione. E adesso vado sotto e mi chiede chi l'ha creato e scritto l'ho creato io, che cos'è un prodotto finito, un materiale per creare praticamente visto che è un prodotto finito. E poi ti chiede quando l'abbiamo fatto e questo l'ho fatto comunque da poco. Categoria accessori, poi qua comunque leggete voi quello che preferite. Sotto qua ci sono le cose facoltative, io queste non le metto. Poi qua ti chiede l'opzione di rinnovo, se farlo manuale o se lo fanno loro. E comunque il tipo, il mio è un articolo comunque materiale, quindi materiale, sono questi qua, penso che siano tipo i PDF, boh, adesso non lo so. Ok, e adesso qui scrivo la mia descrizione dell'oggetto. Ok, ho scritto la mia descrizione e adesso sotto ti chiede i tag, io questi li metto. Ok, e sotto si mettono i materiali. Adesso qua si mette il prezzo della nostra inserzione, le quantità e se ci fossero delle varianti possiamo aggiungere anche delle varianti, ma in questo caso io ne ho solo una. Per quanto riguarda la spedizione, adesso io ce l'ho già impostato, ma lo faccio vedere. Allora, qua dovete dire dove venite, quindi Italia, qua quanti giorni ci mettete per spedirlo. Poi quanto costa la spedizione in Italia, se volete potete aggiungere anche altra località, io per esempio ho fatto Unione Europea, o se no potete vedere voi appunto qua, potete decidere anche di spedire solo in Italia. E poi praticamente mettere il prezzo di ogni articolo aggiuntivo, e io ho messo zero, e niente, qua comunque potete mettere cioè, i posti che volete, potete anche mettere semplicemente solo Italia. E poi niente, dovete comunque salvare questa impostazione, così ogni volta non dovete scriverlo e ce l'avete già salvato. Ok. E quindi lo seleziono. Ok, una volta fatto tutto, basta fare pubblica. Allora, dovete tener conto che poi vi esce questo, se la pagate vi esce che vi la pagate 20 centesimi, se no io ho le inserzioni gratuite adesso. E la pubblico. Allora, per aprire un account su Etsy dovete avere una carta col codice IBAN e poi niente, comunque è semplice starci sopra, avete tutti i vostri le vostre creazioni, poi qua potete decidere come fare il negozio e tutto. Io comunque sono all'inizio, vi ho fatto vedere quello che ho capito io, poi sapete che le mie spiegazioni sono proprio una genialata, ecco. Ok. E niente, cioè penso di avervi detto tutto, sì. Queste sono le creazioni che sono, ne ho su pochissime, ci metto un po' a metterle. E niente, quindi se avete qualche domanda da farmi su qualcos'altro, adesso non lo so, io vi ho fatto vedere comunque com'è la spedizione, come si fa a mettere su un oggetto e tutto. Nel caso avete altre domande farò un altro video, però devo ancora capirci qualcosa io. E niente, ricordatevi che se volete aprirlo, di usare il link che vi metto sotto, così avete le inserzioni gratuite 40, sì!
Quindi niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video e spero che comunque di esservi stata utile. E niente, io vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!